come si riesce a stare sempre alti in classifica? Insomma, non è facile. No, diciamo che non è facile. Uno dei primi indicatori studiati fu il bypass coronarico. Questo perché ha un motivo. Perché nei decenni passati il bypass coronarico è stato l'intervento più praticato al mondo, in senso assoluto. Poi gradualmente soppiantato dall'angioplastica coronarica. E allora poi hanno cominciato ad analizzare tanti altri dati. Per quanto riguarda questo dato sulle valvole, c'è dietro una storia che è di dedizione all'argomento. Lei sa che siamo venuti alcune volte a parlare del valve center, proprio perché oggi la cardiopatia ischemica, con l'avvento sempre più intenso dell'angioplastica coronarica, seppur il bypass ha un ruolo molto importante, chiaramente ha assunto meno importanza nella valutazione della qualità di un centro, mentre la chirurgia valvolare, con tutte le sue nuove tecniche, chirurgie convenzionali, ma anche transcatetere, meno invasive, eccetera, ci ha permesso di attrezzarci dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'attività multidisciplinare e ci ha permesso quindi di realizzare, con l'aiuto della nostra amministrazione, che ci ha fornito le attrezzature più idonee a poter ottenere i migliori risultati, ci ha permesso di poter in tutti questi anni essere veramente ai vertici delle classifiche.